tempo metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi su tutti i canali YouTube. Allora, cerchiamo di capire come farlo ossessionare per te. Naturalmente, uno dice: ma perché devo fare ossessionare una persona? Beh, questo devi farlo quando vuoi, diciamo, ottenere qualche risultato con una persona che magari non si mette spontaneamente complementare alle tue esigenze, quindi fa un po' la stronza, fa un po' lo stronzo. E allora tu puoi utilizzare delle strategie di psicologia oscura, delle strategie di manipolazione che possono servirti, diciamo, a coinvolgere in profondità una persona. Questo è un punto fondamentale. Ci sono delle strategie di manipolazione mentale, che possono, secondo me, essere molto utili. Allora, intanto, quali sono le cose che devi fare? Beh, tenere presente che manipolare significa, diciamo, far ossessionare significa agire in modo profondo sulle persone, agire in modo profondo su quello che una persona prova, e andare a stimolare, diciamo, le sue, come possiamo dire, esigenze più turpi. E la manipolazione mentale è l'atto cosciente, diciamo, di indurre una persona a pensare sempre su di te. Quindi la manipolazione, diciamo, da questo punto di vista, non è detto che debba essere sempre un qualcosa di negativo. Teniamo presente che dobbiamo sfruttare come funziona la mente umana. Possiamo e quindi farlo ossessionare, direzionare i suoi pensieri su di noi. Ci sono diverse cose che possiamo fare. La mente umana funziona in modo specifico e noi dobbiamo capire qual è lo stato specifico di quella persona. Ad esempio, uno strumento molto utile che io insegno, ad esempio, sul canale Massimo Teramasco, è l'utilizzo della comunicazione ipnotica. La comunicazione ipnotica è una comunicazione che va soprattutto a colpire la sfera inconscia di una persona, no? Si dice che anche si danno anche i comandi post-ipnotici. Ora, ma questa comunicazione ipnotica non è un fatto magico, si basa sul presupposto che la nostra parte inconscia, la nostra parte emotiva è un po' quella che ci fa sognare, no? E allora Milton Erickson, che è stato un bravissimo ipnotista del secolo scorso, ha insegnato quindi tutta una serie di strategie che poi sono state formalizzate nella PNL, nella programmazione neurolinguistica, sotto la voce di un modello che è stato chiamato Milton Model, o modello di Milton, elaborato da Bandler e Grinder, che tra l'altro, appunto, chi volesse seguirmi sul seminario, i miei seminari al lunedì e al giovedì sul canale Massimo Teramasco, può andare sul canale Massimo Teramasco e fare l'abbonamento. Quindi la mente umana si basa sul pensiero causa-effetto, no? La mente crea un evento in risposta a uno stimolo che ha ricevuto. Lo stato alfa, diciamo, è uno stato in cui noi diventiamo suggestionabili. Quindi che cos'è la suggestione? La suggestione è un evento che noi dobbiamo mettere in atto, è un evento la suggestione, quindi è un evento che noi dobbiamo mettere in atto, un messaggio che noi dobbiamo dare in uno stato emotivo. Quindi genera emozioni in una persona, genera le tensioni emozionali, perché attraverso le tensioni emozionali tu potrai creare quello stato emotivo oppure sfruttare gli stati emotivi di una persona per calare il messaggio, no? E farlo ossessionare da te. Il messaggio potrebbe essere: amami, sposami, pensami. Un messaggio del genere deve essere breve. E quindi noi possiamo sfruttare i due stati, che sono lo stato di ottundimento fisico e lo stato invece di tensione emotiva. Fate attenzione, ad esempio, a quando dormite con una persona, perché nel sonno, mentre voi dormite, potrebbe calarvi giù un messaggio, potrebbe dirvi: amami, sposami, fai questo, fai quello, soltiamo la nostra green apple. E
tu nel sonno non te ne rendi conto del messaggio che ti viene mandato a livello logico-razionale, ma la tua parte emotiva lo coglie. È come se questa persona avesse seminato un seme dentro di te, oppure, quindi non dormite mai con qualcuno di cui non vi fidate pienamente, oppure potrebbe utilizzare altri stati di coscienza. Stati di coscienza, diciamo, legati alla paura, ma il Milton Model, però, anche Milton Erickson, ha anche insegnato delle cose molto più interessanti che possono essere utilizzate. Esatto, anche la mattina, svegliati, sveglia che è tardi! Potrebbe essere una sveglia. Potrebbe essere, diciamo, un messaggio che tu potresti mandare attraverso, diciamo, la comunicazione fondamentalmente nascosta. Ad esempio, se tu dicessi a una persona: ti è mai capitato di guardare negli occhi, sentire la voce di una persona e provare un'ossessione totale per questa persona? Io in realtà in questo modo ti sto dando comunque il comando di essere ossessionata. La PNL, diciamo, può essere utilizzata però anche per proteggerci da chi ci vuole far ossessionare, da chi ci vuole far innamorare. Un'altra cosa che è stata proprio studiata, che noi direzioniamo totalmente i nostri pensieri su una persona, è quello che chiamiamo effetto Zeigarnik. L'effetto Zeigarnik è un effetto per il quale noi, quando una persona ci lascia una Gestalt aperta, direzioneremo sempre i nostri pensieri su quella persona. Blum Zeigarnik, che era una psicologa lituana, mi sembra, o giù di lì, che si è resa conto che se, ad esempio, non completava mai l'ordinazione con un cameriere, questo era ossessionato da dirle: ma allora ha deciso che cosa vuole? Cioè, lei la serviva anche per prima, lei lasciava aperta la Gestalt legata diciamo, come possiamo dire, lasciava aperta la Gestalt legata a quello che poteva essere l'interesse, diciamo, a completare l'ordinazione. Per far ossessionare una persona, quindi, possiamo creargli un dubbio. Il dubbio seduce, il dubbio ossessiona, quindi creali il dubbio di non essere innamorata di te, o che tu non sei innamorato, che tu non sei innamorata, cioè, ma non è la certezza, perché anche il dubbio del tradimento ti ossessiona. Quando è che voi pensate ossessivamente a qualcosa? Quando avete un dubbio, non quando non avete un dubbio. Se tu hai la certezza che quello ti tradisce, non è più un dubbio, quindi ti sgancerai. Se tu hai il dubbio che quella persona possa tradirti, invece ti aggancerai, inizierai a rimuginarci sopra, chissà se mi tradirà. Chissà se mi farà le corna, chissà qua, chissà là. E invece, quindi, quello che devi fare è proprio utilizzare, diciamo, questa strategia per seminare dubbi. Quindi, come fare a seminare dubbi? Dire, ad esempio: vabbè, dai, ma noi siamo soltanto amici, friendzone una persona. Magari anche mettere in atto dei comportamenti distonici può essere molto utile. Magari da un punto di vista logico, gli dici: noi siamo solo amici, poi invece ti comporti come se fossi un po' la fidanzata, un po' il fidanzato, oppure viceversa, non le dici niente e ti comporti, diciamo, in modo opposto. Quindi tutto questo genera nella persona una sorta di ossessione. Un altro metodo molto utilizzato, diciamo, è l'ancoraggio emozionale. L'ancoraggio emozionale è molto utile perché, e lo spiego poi nei seminari, noi possiamo ancorare noi stessi un'emozione a quella persona. Se ancoriamo un'emozione positiva, quindi l'ancora che cos'è? È uno stimolo che viene mandato, uno stimolo visivo, uditivo, cinestesico, che associamo a un'emozione che quella persona vivrà o che quella persona non vivrà fondamentalmente. Ecco che quindi questo, ogni volta che quella persona ci vedrà, proverà automaticamente quell'emozione. E quindi automaticamente noi entreremo a livello profondo in contatto con questa persona, ne sarà letteralmente ossessionata. Quindi,
Tutto questo serve per usare il potere della persuasione. Il potere della persuasione è un potere molto importante che ci consente veramente di coinvolgere fondamentalmente una persona. Fate attenzione perché dovete anche imparare a difendervi da questa tipologia di persone, perché ad esempio i narcisisti utilizzano molto bene la persuasione emozionale, quindi noi dobbiamo imparare a difenderci. I narcisisti, anche i machiavellici, le persone che sono machiavelliche, le persone che, ad esempio, le persone machiavelliche tendono ad utilizzare una comunicazione, o anche i narcisisti la utilizzano molto spesso, che è la comunicazione, del rinforzo alternato o rinforzo intermittente. Che cosa sarebbe il rinforzo intermittente? Beh, sarebbe le gratificazioni. Cioè, noi sappiamo che l'alternanza di gratificazione e penalizzazione ci può coinvolgere, perché noi magari andiamo alla ricerca della gratificazione quando questa persona ci penalizza. Ecco, quindi ed è lo stesso meccanismo che ossessionano le persone che sono ludopatiche, no? Quando tu vai a giocare alle macchinette, ti vai a giocare alla pensione, vecchia malgasciona, molti di voi magari si giocano alla pensione alle macchinette e diciamo, ogni tanto ti fa vincere, ogni tanto, ma soprattutto ti fa perdere, ma ogni tanto ti fa vincere. E quindi è la speranza, diciamo, di vincere che ti tiene legata alle macchinette. Salutiamo anche Niki. E la stessa cosa succede in amore, no? Se una persona ogni tanto ti gratifica e ogni tanto non ti gratifica, sia sessualmente, sia mentalmente, sia emotivamente, tu ti agganci, diciamo, a quella gratificazione, alla speranza di essere gratificata e quindi speri di essere gratificata, per cui automaticamente ti coinvolgerai molto di più su quella persona. Ora salutiamo anche Dangerous Deal, non so se c'è anche la nostra Greenettina. Ecco, Dangerous Deal, abbiamo anche Green Apple collegata, quindi Dangerous Deal, mi ricordo che abiti in zona 2, è la nostra Claudia, zona 2, quartiere ebraico mi sembra, e Green Apple credo anche abiti in zona 2, quindi se volete magari scambiarvi, perché Dangerous Deal e Green Apple abitano entrambe a Londra. Ed entrambe in zona 2, quindi non so se sono vicini o se non sono vicini, perché mi sembra di ricordare che Dangerous Deal abbia detto che abita in zona quartiere ebraico. Adesso non so io però dove sia esattamente. Vediamo la nostra Green Apple invece, anche lei credo che abiti in zona 2, sempre a Londra, però vediamo, possono comunicare tra loro. Sono due italiane che vivono a Londra. Allora, quindi devi imparare a salutiamo anche la mela, devi imparare a gestire quindi queste cose. Allora, la cosa fondamentale per proteggerti è di evitare le persone manipolative. Quando ti rendi conto che una persona è manipolativa, devi imparare a evitarla, perché evitarla è la cosa migliore. Stare alla larga ti porterà dei vantaggi molto utili. Impara a esercitare i tuoi diritti. Conoscere i tuoi diritti fondamentalmente è molto importante, no? E impara, se vuoi mettere un freno alle persone manipolative, a dirgli di no fondamentalmente, no? Questo per evitare di essere manipolate. Invece, diciamo, coinvolgere una persona, impara ad utilizzarla. Impara a utilizzare le strategie di programmazione neurolinguistica, l'ancoraggio. Ci sono anche modelli dissociativi, sono importanti, ad esempio utilizzare il lato del cervello prevalentemente usato da una persona. C'era Milton Erickson che parlava un po' all'orecchio sinistro, un po' all'orecchio destro. Questo è un'altra cosa molto interessante che si può imparare ad usare fondamentalmente. Praticamente le persone, se vuoi farlo ossessionare, devi fargli una sorta di lavaggio del cervello, tra virgolette. Ma inizialmente, anche se vuoi far ossessionare una persona, devi, se vuoi fare ossessionare
ossessionare una persona, devi iniziare a mandare dei messaggi, inizialmente creare una sorta di rapporto empatico positivo. Ad esempio, devi attraverso diversi messaggi fargli passare il messaggio: io sono proprio come te, siamo uguali, io posso mantenere i tuoi segreti, io sono la persona di cui tu hai bisogno. Quindi un aspetto del controllo della mente è quello proprio di accattivarsi, diciamo, accattivarci proprio la mente di una persona. Quindi questo è un altro punto molto importante. Ad esempio, se la persona si fida di te, sarà predisposta anche a raccontarti delle cose. Più cose ti racconta, più tu avrai delle leve, insomma. Quindi sono tutte strategie che, se utilizzate nel modo giusto, possono coinvolgere una persona. Ovviamente è molto importante anche il mettere dei vincoli. Anche la Mela, sei a Londra? Un saluto. Ah, Swiss, ah no, Mela dove sei? Un saluto da Switzerland. Sei in Svizzera? La Mela, sei in Svizzera? Svizzerland a Londra, non so cos'è. Switzerland, cos'è? Anche tu a Londra? Non ho capito. Tutti a Londra siete. Cazzo, non c'è nessuno in Italia qua. Quindi potete utilizzare diverse, diciamo, diverse. Ah, sì, Svizzera. Ah, ok. Quindi tutte strategie che noi possiamo utilizzare. Ovviamente bisogna, per riuscire a mettere in atto le giuste strategie di manipolazione mentale, dobbiamo imparare a difendercene prima e imparare ad avere il distacco dal risultato. Perché la persuasione oscura è una tecnica molto utile, ma dobbiamo imparare a padroneggiarla. E per padroneggiarla, bisogna imparare ad avere il distacco dal risultato. Dobbiamo non essere bisognosi, ma dobbiamo creare i bisogni. Creare i bisogni è un punto fondamentale. Creare il bisogno, diciamo, salutiamo anche Angelina. Creare il bisogno è uno dei modi più proficui per influire su una persona. In sintesi, diciamo, tu devi capire quali sono i bisogni di quella persona. Non è che devi creare un bisogno nuovo, devi capire quali sono i bisogni di una persona e amplificarli. Amplificare, ad esempio, attraverso un metodo che io spiego nei miei seminari. Ad esempio, uno dei metodi potrebbe essere quello della distonia. Cioè, ad esempio, se mi rendo conto che un seminario dal vivo, magari faremo un seminario dal vivo da qualche parte. Allora, comunque, se una persona, ad esempio, tu capisci che si sente, diciamo, un po'. Grande Dangerous, brava Dangerous, ma penso che lo farò, dai, un seminario. Allora, quindi è molto importante. Sì, farò sapere, farò sapere. È molto importante capire queste situazioni. Allora, ad esempio, cosa vuol dire distonizzare? Facciamo un esempio pratico. Se una persona, mi rendo conto che ha dei bisogni finanziari, fondamentalmente. Se una persona ha dei bisogni finanziari, per dire, salutiamo UFO. Se una persona ha dei bisogni finanziari, io devo amplificarli, non devo ridurglieli. Cosa devo fare, ad esempio, per amplificare i suoi bisogni? Beh, potrei dire, ad esempio, delle frasi del tipo: hai visto Mario, che bella Mercedes nuova che si è comprato? Se io parlo della Mercedes nuova di Mario, lui non potrà fare a meno che pensare alla sua Panda vecchia. Io non sto dicendo: tu hai una Panda vecchia che fa schifo perché sei un poveraccio, Mario invece che ha fatto i soldi è una bella Mercedes nuova, ma sto semplicemente facendogli intendere. E quindi è un punto fondamentale. Sì, mandami un messaggio così poi vi metto in contatto.
Lo facciamo qui da me, nel boschetto della tua fantasia, va bene, nel boschetto della fantasia. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Distonizzare significa creare il bisogno. Oppure potrei anche contrapporre, no? Contrapporre, ad esempio, contrapporre cosa vuol dire? Beh, mettiamo che un uomo, diciamo, pensi che, diciamo, che non conquista perché magari è povero. Io direi: ah, hai visto Mario che con la sua Mercedes nuova sta rimorchiando un sacco di donne? Per dire, anche in questo caso vado ad amplificare il bisogno. Quindi, nel momento in cui la sua parte emotiva ci percepisce, e poi ovviamente ci sono diversi metodi che dipendono anche dalla tipologia della persona. Per approfondire questi concetti, vi ricordo che dovreste fare l'abbonamento base al canale Massimo Taramasco in modo tale che potrete seguirmi i seminari. Tra l'altro, il seminario ci sarà anche questa sera alle 18:45. Potrete già seguirlo questa sera. Parliamo già di PNL, parliamo di tante cose e potreste avere, diciamo, delle modalità utili per comprendere un po' queste metodiche. Quindi, ad esempio, la distonia e la contrapposizione sono importanti fondamentalmente. Quindi noi possiamo in questo modo diventare, far ossessionare una persona. Noi non possiamo far ossessionare una persona attraverso la logica, dobbiamo necessariamente farlo attraverso le emozioni. E noi possiamo somministrare emozioni a una persona amplificando i suoi bisogni. Cioè non si tratta di creare un bisogno fondamentalmente, si tratta di amplificare un qualcosa già esistente. Scrivete il mio numero, Rozzi Rosa, scrivi il mio numero, mi contatti su WhatsApp 333 15 11 703. Scrivi il mio numero, Befana. Rozzi, scrivi il mio numero. Intanto iscrivetevi anche al canale di Rozzi Rosa. Quindi questo è un punto fondamentale. Ecco, quindi questo noi possiamo, diciamo, poi a vedere quali sono i bisogni di una persona, no? E la persuasione oscura, diciamo, la persuasione oscura va a stimolare proprio i bisogni di una persona. È una forma di manipolazione segreta, è una manipolazione emozionale. Diciamo, la manipolazione emozionale segreta, la manipolazione emozionale segreta è un insieme di tecniche che servono a ottenere il controllo, a far sì che una persona sia ossessionata da noi, attraverso, diciamo, manipolando, ad esempio, la sua percezione della realtà. E questo lo spiego nel seminario della PNL. È scritto lì, riscrivi il numero 333 15 11 703 Befana 333 15 11 703. Allora, quindi quando un manipolatore, iscrivetevi al canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare. Quando un manipolatore, no, ti vuole manipolare, amplificherà i tuoi bisogni, cercherà di farti perdere il contatto con la realtà, cercherà di farti perdere il contatto con la realtà. Infatti, un modo per, diciamo, manipolare le persone è proprio quello di non dargli sicurezza, è proprio quello di non dargli sicurezza, è proprio quello di utilizzare, ad esempio, la tecnica che si chiama gaslighting, che viene spesso utilizzata. Diciamo che viene spesso utilizzata dai narcisisti ed è una strategia che ha una funzionalità molto utile, cioè cosa serve? Beh, serve semplicemente a far credere a quella persona che non è più in grado di avere una visione accurata della realtà. Quindi gli dici: eh beh, certo che tu ti stai sbagliando molto spesso, ti vedo un po' labile nella memoria. Ma cos'hai? Ma come mai? Ma sei stressata? Ma sei stressato? Cioè metto delle etichette, perché se io ti metto delle etichette, praticamente tu ti aggancerai a quelle etichette. Questo innesca un effetto domino, no? E prima che tu ti accorgi, diciamo, di essere dipendente da quella persona, lo sarai. Perché
perché sarai dipendente dai suoi giudizi. Tenete presente che c'è anche un altro fatto fondamentale, che chi giudica seduce, chi giudica seduce, chi è giudicato è tra virgolette sedotto, chi è giudicato è tra virgolette manipolato. Quindi noi possiamo manipolare proprio le emozioni nelle relazioni e quindi generare ossessione a una persona. La manipolazione segreta può essere utilizzata, diciamo, proprio anche all'interno di una relazione sentimentale affettiva. Come dicevo, i manipolatori più sofisticati usano quello che in psicologia viene definito rafforzamento positivo intermittente, no? Quindi diamo dei rafforzamenti, una gratificazione molto forte per un certo periodo di tempo, poi smettiamo di dare gratificazioni. Quindi è proprio l'alternanza, se vogliamo, della gratificazione e della penalizzazione che crea un senso di confusione, no? Una persona non capisce più come stanno le cose. Salutiamo padre. Una persona non capisce più come stanno le cose e quindi, non comprendendo più come stanno le cose, ci vedrà come riferimento. Ci vedrà come riferimento e ossessivamente cercherà la nostra gratificazione, anche se prima non era interessata a noi. Pensate, la cosa bella è questa, che utilizzando queste strategie, anche se una persona non è interessata fondamentalmente, utilizzando queste metodiche praticamente si sentirà automaticamente maggiormente coinvolta. Sembra strano, ma funziona molto molto bene. È molto importante saper usare queste strategie, perché ci consentiranno di veramente avere un effetto, come possiamo dire, molto importante, no? Ci consentiranno di creare praticamente tensioni emotive molto molto frequenti, molto molto rapide. E, tra l'altro, noi a volte non dobbiamo neanche usare il rinforzo negativo, basta semplicemente togliere il rinforzo positivo. Ad esempio, se io ti abituo per 10 giorni a telefonarti, no? Oppure a scriverti, e ti scrivo costantemente per 10 giorni, ti mando messaggi, ciao come stai, ciao come va, interagisco con te, quindi ti crea un'abitudine. Ecco, teniamo presente che il tempo del no contact è sempre il tempo per creare un'abitudine, no? Quindi se io per 21 giorni ti abituo che ti mando 2 messaggi al giorno, 3 messaggi al giorno, ti cerco, eccetera, eccetera, quindi ti creo questa sorta di abitudine, no? E questo crea in te coinvolgimento, cioè non è che crea in te coinvolgimento, ti crea un'abitudine. Poi quando inizierò a toglierti, e magari, quindi non è che ti mando un messaggio negativo, semplicemente ti tolgo il rinforzo positivo. Quando smetterò di mandare questo messaggio, se ho acquisito il giusto potenziale nei tuoi confronti, ed in parallelo devo aver anche stimolato emotivamente, ovviamente, tu praticamente il tuo pensiero si direzionerà su di me, anche la sessualità può essere usata per questo motivo. Se ad esempio un uomo non è che lo fa innamorare dandogli sesso, ma potresti paradossalmente farlo innamorare togliendogli il sesso, sesso che prima gli davi. Quindi vai a creare un pensiero fisso, lui inizierà a dire: ma come mai che questa prima voleva sempre trombare, adesso non vuole più trombare, o comunque fa storia a trombare, non è che mi vede, non è che inizierà a pensare, non è che c'è un altro, magari ha incontrato un altro, magari non è più interessata a me, è interessata a un altro, oppure magari inizierà a pensare, magari io non la soddisfo più, io non riesco a fare questo, non riesco a fare quello. Quindi prima dai sesso e poi togli il sesso. Queste strategie sono estremamente efficaci nella seduzione. Dare e togliere, e non è soltanto dare, non è soltanto togliere,
ovviamente questo funziona molto meglio con le persone che hanno una struttura iperlogica, quindi gli iperlogici, le persone iperlogiche hanno un aggancio molto più forte su questo tipo di personalità. Quindi devi anche capire se hai a che fare con una personalità iperlogica o se hai a che fare anche qua con una personalità emotiva. Questo comunque lo spiego nei miei seminari e sul canale Massimo Teramasco. Se vuoi partecipare ai miei seminari, puoi tranquillamente abbonarti al canale e partecipare ai miei seminari. Nel frattempo metti un like, iscriviti appunto al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube.